Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Un solo Signore hai compiuto meraviglie, eterna è la tua misericordia. Hai liberato dalla schiavitù il tuo popolo, con mano potente e braccio disteso. Percosse l'Egitto nei suoi primogeniti, eterna è la sua misericordia. Da loro liberò Israele, eterna è la sua misericordia. Con mano potente e braccio teso, eterna è la sua misericordia. Divise il Mar Rosso in due parti, eterna è la sua misericordia. In mezzo fece passare Israele, eterna è la sua misericordia. Travolse il Faraone e il suo esercito nel Mar Rosso, eterna è la sua misericordia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Hai liberato dalla schiavitù il tuo popolo, con mano potente e braccio disteso. Lodate il Dio del cielo, Egli ci ha liberati dai nostri nemici. Guidò il suo popolo nel deserto, eterna è la sua misericordia. Percosse grandi sovrani, eterna è la sua misericordia. Uccise re potenti, eterna è la sua misericordia. Eon, re degli Amorei, eterna è la sua misericordia. Og, re di Basan, eterna è la sua misericordia. Diede in eredità il loro paese, eterna è la sua misericordia. In eredità Israele, suo servo, eterna è la sua misericordia. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, eterna è la sua misericordia. Ti ha liberati dai nostri nemici, eterna è la sua misericordia. Egli dà il cibo ad ogni vivente, eterna è la sua misericordia. Lodate il Dio del cielo, eterna è la sua misericordia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodate il Dio del cielo, Egli ci ha liberati dai nostri nemici. Additami, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Per la lettera di San Giuda Apostolo. Giuda, servo di Gesù Cristo, fratello di Giacomo, agli eletti che vivono nell'amore di Dio Padre e sono stati preservati per Gesù Cristo, misericordia a voi e pace e carità in abbondanza. Carissimi, avevo un gran desiderio di scrivervi riguardo alla nostra salvezza, ma sono stato costretto a farlo per esortarvi a combattere per la fede che fu trasmessa ai credenti una volta per tutte. Si sono infiltrati infatti tra voi alcuni invidui, i quali sono già stati segnati da tempo per questa condanna, empi, che trovano
pretesto alla loro dissolutezza nella grazia del nostro Dio, rinnegando il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. Ora io voglio ricordare a voi che già conoscete tutte queste cose, che il Signore, dopo aver salvato il popolo dalla terra d'Egitto, fece perire in seguito quelli che non vollero credere e che gli angeli che non conservarono la loro dignità ma lasciarono la propria dimora, egli li tiene in catene eterne, nelle tenebre per il giudizio del gran giorno. Oggi Sodoma e Gomorra e le città vicine che si sono abbandonate all'impudicia allo stesso modo e sono andate dietro a vici contro natura, stanno come esempio subendo le pene di un fuoco eterno. Ugualmente anche costoro, come sotto la spinta dei loro sogni, contaminano il proprio corpo, disprezzano il Signore e insultano gli esseri gloriosi. Sono la sozzura dei vostri banchetti, sedendo insieme a mensa senza ritegno, facendo se stessi come nuvole senza pioggia, portate via dai venti. O alberi di fine stagione senza frutto, due volte morti, sradicati, come onde selvagge del mare che schiumano le loro brutture, come astri erranti ai quali è riservata la caligine della tenebra in eterno. Ma voi, o carissimi, ricordatevi delle cose che furono predette dagli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo. Essi vi dicevano: alla fine dei tempi vi saranno impostori che si comporteranno secondo le loro empie passioni. Tali sono quelli che provocano divisioni, gente materiale, privi dello spirito. Ma voi, carissimi, costruite il vostro edificio spirituale sopra la vostra santissima fede. Pregate mediante lo Spirito Santo. Conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Convincete quelli che sono vacillanti, altri salvateli strappandoli dal fuoco, e altri infine abbiate compassione con timore, guardandovi perfino dalla veste contaminata dalla loro carne. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria senza difetti e nella letizia, all'unico Dio nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, gloria, maestà, forza e potenza prima di ogni tempo, ora e sempre. Amen. Viviamo con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Cerchiamo di stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone. Nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Dalle meditazioni di San Francesco Antonio Fasani. Un modello fulgidissimo di santità ci è proposto nella Vergine Immacolata, che fin dal primo istante del suo concepimento
apparve al mondo quale oceano sconfinato di perfezione e di virtù. Primogenita fra tutte le creature, fu sempre purissima e perfettissima. I suoi pensieri, affetti e desideri e le sue azioni furono sempre ornate di ammirevoli virtù, di cui spandevasi all'intorno un soave profumo come di fragrantissimi fiori, senza che alito profano ne intoccasse la bellezza. Per tutta la sua vita fu un essere ordinatissimo, in cui la natura e la grazia andarono sempre in mirabile accordo, e lo spirito e la carne, le potenze superiori ed inferiori, si armonizzarono perfettamente con la giustizia originale. Tu invece nella tua vita ti sei macchiato di molte colpe, quanta negligenza nell'osservanza della divina legge, quanti precetti trasgrediti, quanti doveri trascurati, vedi quale aspra lotta si combatte in te stesso, come i sensi si ribellano alla ragione e la carne allo spirito. Quante volte hai reso infruttuoso il dono prezioso della grazia. Da tanto tempo il Signore ti ripete il desiderio ardente che ha della tua salvezza e tu contraddici i suoi voleri, rigetti le sue ispirazioni, resisti alla sua grazia. E se talvolta ne assecondi gli inviti, non corrispondi però ai fini altissimi della sua provvidenza. Tutto ciò proviene dalla mancanza di spirito di orazione. Anche da parte degli ecclesiastici si studia Dio, si predica Dio, si insegna Dio, si discute di Dio, nei Vangeli, nelle Scritture si legge di Dio, eppure lo spirito rimane arido, senza devozione. Molta scienza e niente orazione. Tutto il nutrimento è per l'intelletto, niente per la volontà. Rifletti che la tua dipendenza dal Signore è essenziale, assoluta, continua. Perché dunque non tieni lo sguardo rivolto al cielo per lodare, benedire e glorificare la divina bontà? Se tu interessassi ogni cosa a Dio, ti faresti santo. Orsù, rettifica le tue intenzioni, opera il bene, ama il bene, ma unicamente per Dio, Dio solo. Studiati di imitare la perfettissima e immacolata Vergine Maria, sempre aspirando ai carismi più grandi. Se tu parlassi le lingue degli angeli, se conoscessi gli arcani della mente di Dio, se al tuo cenno risuscitassero i morti, tutto questo non ti varrebbe più di un solo grado di grazia santificante. Sono assai pregevoli le virtù cardinali, ma più le virtù teologali. È preziosa la fede, preziosa la speranza, ma di esse è più grande la carità, che comporta i doni dello Spirito Santo. Insegnerò ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te. Praticare la giustizia, camminare umilmente con il tuo Dio. Soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri in questo mondo. Praticare la giustizia, camminare umilmente con il tuo Dio. Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra. Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende, e lo stolto non capisce. Se i peccatori germogliano come l'erba, e fioriscono tutti i malfattori, ti attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore. Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno, saranno dispersi tutti i malfattori. Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente. I miei occhi disprezzeranno i miei nemici, e contro gli iniqui che mi assalgono, i miei orecchi udranno cose infauste. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda. Voglio proclamare il nome del Signore, date gloria al nostro Dio. Ascoltate, o cieli, io voglio parlare. Oda la terra le parole della mia bocca. Stilli come pioggia la mia dottrina, scenda come rugiada il mio dire, come scroscio sull'erba del prato, come spruzzo sugli steli di grano. Voglio proclamare il nome del Signore, date gloria al nostro Dio. Egli è la roccia perfetta e l'opera sua. Tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio verace e senza malizia. Egli è giusto e retto. Peccarono contro di lui i figli dei generi, generazione tortuosa e perversa. Così ripaghi il Signore, o popolo stolto e insipiente. Non è Lui il Padre che ti ha creato, che ti ha fatto e ti ha costituito. Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani. Interroga tuo Padre e te lo farò sapere, i tuoi vecchi e te lo diranno. Quando l'Altissimo divideva i popoli, quando disperdeva i figli dell'uomo, egli stabilì i confini delle genti, secondo il numero degli israeliti. Porzione del Signore è il suo popolo, sua eredità è Giacobbe. Egli lo trovò in terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo educò, ne ebbe cura. Lo custodì come pupilla del suo occhio. Come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati.
Egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Il Signore lo guidò da solo. Non c'era con lui alcun Dio straniero. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. Con la bocca dei vivi e dei lattanti afferma la tua potenza contro i tuoi avversari. E ridurre al silenzio nemici e ribelli. Te guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate. Che cosa dell'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi. Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Hai posto sotto i suoi piedi tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite, e rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto, abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non aspirate a coppe alte, piegatevi invece a quelle umili. Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi. Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi.
La mia lingua proclama la tua giustizia, cantando le tue lodi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci liberati dalle mani dei nemici di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni, e tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Cristo è presente nelle sue membra, specialmente nei poveri e nei sofferenti. Celebriamo la sua bontà e preghiamo con fede per crescere nel suo amore. Rendici perfetti nella carità, Signore. Iniziamo questo nuovo giorno nel ricordo della tua risurrezione. Estendi a tutti gli uomini, Signore, i benefici della tua salvezza. Rendici perfetti nella carità, Signore. Fa che oggi ti rendiamo testimonianza davanti agli uomini, per essere degni di unirci all'offerta del tuo sacrificio. Rendici perfetti nella carità, Signore. Aiutaci a riconoscere il tuo volto nei nostri fratelli e a servirti in ciascuno di essi.
rendici perfetti nella carità, Signore.